I nostri ospiti, abbiamo sentito la voce del popolo e ora sentiamo la voce del commerciante, dei tantissimi commercianti e come hanno affrontato questo lockdown. Abbiamo in diretta Mimmo Cirillo dell'Osteria del Pesce. Buongiorno, ciao Mimmo. Ciao Sofia, aspetta Sofia. Ciao, Sofia. Ciao Sofia, allora vi presento brevemente a tutti i nostri ascoltatori. Sofia. Sofia sarà il nostro inviato, se così possiamo dire, su Fiumicino e dintorni. E ogni settimana ci porterà un commerciante per raccontare come ha vissuto questo lockdown. Grazie Sofia. Grazie a voi e oggi sentiamo Mimmo dell'Osteria del Pesce di Fiumicino. Grazie. Mimmo. Cesare, buongiorno. Buongiorno carissimo, allora come stai? Bene. Allora Mimmo, tu sei uno dei ristoranti più famosi, se così possiamo dire, di Fiumicino. Un locale sempre pieno e quindi tu più di tutti hai potuto comunque subire la crisi di questo lockdown. Io vorrei sapere da te, proprio dal commerciante, com'è stata questa chiusura e quali aiuti avete ricevuto dallo Stato? Cesare, ti sento molto in lontananza. Ti sentiamo bassissimo. Allora Mimmo, ti ripeto, se adesso mi ascolti bene, come hai vissuto questa crisi di questo lockdown e quali sono stati gli aiuti che hai ricevuto da parte dello Stato? Allora, gli aiuti sono state le famose 600 euro aprile-maggio. E noi con la chiusura l'11 marzo abbiamo iniziato a fare subito l'asporto a domicilio e quindi diciamo che siamo rimasti un pochettino a galla, tutto qua. Però Mimmo, mi spieghi che sensazione sia? Tu poi sei una persona che lavora veramente dalla mattina alla sera. Io ogni volta che passo fuori al tuo locale sei sempre lì a lavorare, sempre sorridente, perché io tante volte te lo dico: amico mio, scusami, ma chi te lo fa fare? Ma perché non ti prendi 2-3 settimane di ferie, ti diverti? E tu mi dici: Cesare, io amo il mio lavoro, amo fare questo. Allora, com'è stato da un giorno all'altro chiudere? Guarda Cesare, mi senti? Sì sì, certo, dimmi. Oddio, 2 mesi e mezzo a casa, cioè cambiando le proprie abitudini, perché comunque il lavoro era diverso rispetto al lavoro abitudinario, no? Sì. È stata dura, e infatti con Sofia a casa che è, stavano giorni veramente di depressione totale. Però fortunatamente questo periodo è finito e io vedo che tutti i ristoranti fortunatamente... Ma questa è la cosa bella, perché comunque sia, anche quando vai in giro che vedi tanta gente sia al mare, nei ristoranti, nei bar, questa è una cosa che a me personalmente, Mimmo, mi rende veramente felice, perché vede pieno da tutte le parti, insomma è buon segno. Poi certo che bisogna stare attenti e... Speriamo che vada tutto per il meglio, quella è un'altra cosa. Bene Mimmo, io ti ringrazio, ti auguro tantissimo successo a te e a tutti i ristoratori di tutta Italia. Speriamo che questa economia pian piano possa ripartire. Grazie anche a Sofia e noi ci sentiamo poi con Sofia la prossima settimana con un nuovo commerciante. Grazie Mimmo. Ciao Cesare, grazie a te, buona giornata. E voi mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi perché tra poco ci sarà Filippo Roma su Ride 96.8.